Ciao amici da Frank Bianconero, Udinese Juventus Preview, ho ascoltato la conferenza stampa del mitico Allegri e io sono d'accordo con lui. Intanto c'è da dire che l'approccio di Allegri alla comunicazione, io che non sono un grosso intenditore, ma mi sembra sempre al top e migliora sempre più, evidentemente uno che ama comunque stare sempre aggiornato e a volersi bene per non far passare messaggi, diciamo, sia all'ambiente, sia alla squadra, sia alla società che non sono adatti a dove si trova, perché oggi ha fatto capire che evidentemente in questi anni qualcuno villeggiava un po' in quel di Torino o la Continassa durante allenamenti, per gli esempi che ha fatto. Parto dall'Udinese. Premesso che Gotti, io fossi un allenatore, come si dice, di rango di grandi società, lo vorrei sempre come tattico, ma l'anno scorso ha dimostrato di essere un grande allenatore rispetto alle qualità dei giocatori che ha, perché non dimentichiamo mai che l'allenatore non si valuta se vince la Champions, si valuta se fa bene rispetto al materiale umano che ha. E devo dire che la caratteristica dell'Udinese, squadra sporca, diciamo, dal punto di vista sportivo, è difficile come partita, soprattutto la prima avrei sperato in una squadra, tra virgolette, un po' più aperta, ma siccome Gotti sta sul pezzo, domani tutti chiusi, contropiede, certo l'assenza di De Paul non si può dire che non gli mancherà un po' di qualità, ma un Udinese che domani la Juve per venirne a capo ha bisogno dei suoi giocatori migliori, di saltare l'uomo, di vincere uno contro uno, di poche palle alte perché sono fisicamente enormi quelli dell'Udinese. Perciò sarà una partita, spero per me bella dal punto di vista del risultato, ma credo non bellissima tecnicamente, perché l'Udinese è la classica squadra che ti fa giocare molto spesso poco bene. Detto ciò, andiamo alla Juve. Allegri cosa fa? Non sbaglia un colpo, perché Allegri ancora che continuano a fargli le domande della prima esperienza, è lui che manda sempre al mittente al fatto che la storia è scritta ed è lì, e ha fatto gli esempi di Ronaldo che se fa una brutta stagione e là la punta un po' e fa bene, perché i giocatori forti li devi pungere nell'orgoglio per cercare una loro reazione positiva, perché ha detto ha vinto 5 palloni d'oro, ma se quest'anno farà una brutta annata diranno mamma mia l'ultimo anno di Juve come è stato brutto, come l'esempio di Chiesa, che se non si conferma e restiamo a quello dell'europeo diremo all'europeo ha fatto bene, alla Juve poi ha fatto meno. Perciò Allegri è già sul pezzo, perciò resettiamo totalmente quello che è stato fatto di bellissimo e di straordinario con Allegri, sperando di ricominciare un altro ciclo, che poi i cicli possono durare 2 anni, 3, 5, 7, 9, certo, quelli come la Juve sono rari da ripetere in questi 9 anni, questo dobbiamo dirlo con onestà intellettuale, ma detto ciò mi piace quello che sta dicendo. Ora la formazione domani giocherà tutti tranne che Locatelli, giocherà con Ronaldo, secondo me Dybala e Chiesa, con Morata e Kulusevski pronti ad entrare, che non è pochissimo. La difesa secondo me rientra a Cuadrado. Danilo per me faccio un po' di fatica a vederlo fuori dagli 11, sia per come si è incanalato nell'ambiente Juve, sia per come sempre interpreta i propri ruoli, sempre molto professionalmente e alla grande. Detto questo, chi formazione andrà? Allegri ha fatto capire, ecco perché è un grande allenatore, perché ti fa capire ai luminari che il campionato è difficilissimo da vincere, devi andare sempre a una certa andatura. Oggi ha lasciato l'Ippica, ha preso la crociera, andando sempre ad un ritmo sopra la media. Devi avere, per vincere lo scudetto, la media di 2,15-2,30 punti a partita. Questa è la media a fine anno. Devi vincere il campionato dagli 88 ai 91 punti. Quella è più o meno la cifra. Perciò è inutile fare 10 vittorie e 4 sconfitte. Faccio un esempio. Perciò non va bene nulla. Io sono stracontento che è tornato Allegri, perché abbiamo messo di nuovo, si può dire, un pastore a guidare un gregge un po' che si era un po', c'era un po' di turbolenza, perciò abbiamo messo il giusto pastore a condurre questo gregge che è fatto di campioni, è fatto di ormai aziende personali, è fatto di tutto ciò. Perciò chi meglio di lui alla guida della Juve ha ripetuto che la rosa va bene così, però ovviamente il mercato è sempre aperto e può succedere di tutto. Detto ciò, io veramente auguro a tutti un buon campionato,
di divertirci, speriamo noi juventini un po' di più, ma che sia veramente una stagione bella, equilibrata e piena di emozioni e per noi juventini soddisfazioni, sperando che regali un po' di rosicamento agli avversari, sempre con rispetto, civiltà, sportività, sfottò quelli sani sono sempre la cosa migliore nel sale del calcio, non mi stancherò mai a dirlo, perché dobbiamo cambiare rotta, dobbiamo divertirci, sfotterci in maniera pungente ma simpatica, e poi alla fine di questa lunga, diciamo, di questo lungo tour italiano del campionato, vincerà sempre la squadra che in campo si è dimostrata la più forte. Detto ciò, fino alla fine, forza Juve! Ciao a tutti da Frank Bianconero, iscrivetevi e lasciate un like e ditemi nei commenti cosa ne pensate. Ciao!